08 secondi, diretta da Expo, dal box di Radio Rai, Marco Demagni, siamo proprio vicinissimi all'albero della vita, saranno 50 passi ed è forse l'edificio più vicino a questa installazione molto importante che si anima ogni ora qua a Expo. Siamo in diretta anche su Web Radio 7, ci hanno raggiunto in studio. Qui Nino Natalino ed io ci hanno raggiunto in studio due simpatiche amiche, possiamo dire, Luisa Cozzi, che conosciamo già da tempo. Ciao Marco. Ciao, benvenuta Luisa, l'ho conosciuta a un festival di poesia a Pinerolo, quindi salutiamo anche gli amici di Iogras e Nicoletta Fabrizio, che era organizzatrice di quella serata. Sì. Lei era, diciamo, nello staff, nella crew di Guidoldani, sì, grande poeta milanese, e lei oggi ha deciso, essendo molto attiva a Expo e non solo, cosa stai combinando a Expo? Guarda, a Expo ne sto combinando di tutti i colori, non solo poeticamente parlando, ma anche a livello, diciamo, più professionale, più business. Con Expo Opportunity stiamo seguendo una serie di associazioni e aziende che si sono affacciate all'Expo come opportunità di business, in particolare con il GIFASP, che è l'associazione dei produttori di packaging e in cartoncino. Avremo proprio un incontro il 18 di settembre alla Cascina Triulza, vi invito, perché ci saranno delle performance molto molto particolari. Vediamo che il problema degli imballaggi è, sì, è sempre molto molto attivo per la green economy, nel senso che l'imballaggio è visto come un fattore di spreco e di inquinamento, ma può essere invece a sua volta la chiave di volta. Avevo iniziato una frase alcune ore fa dicendo, essendo Luisa Cozzi molto attiva qua a Expo, ma non solo, anche appunto in ambito culturale, ci ha portato una poetessa, sì, che andiamo a presentare, Tiziana Ciaralli, che è arrivata su mia indicazione, sì, con una poesia. Sì. Io questa poesia però non l'ho letta perché amo le sorprese, sì, fidandomi dell'intuito e del buon gusto di Luisa Cozzi. Grazie Marco. Sono veramente ansioso di sentirla. Vuoi presentarla o poi ce la vuoi far ascoltare iniziale e poi ne parliamo insieme? Ma procediamo con la sequenza di meraviglie. Sì, quindi la sentiamo. Grazie, poi. Grazie. Sì, bravissimo. Grazie davvero. Come si intitola? È sottotitolato in realtà, Amaro, esce da questa raccolta inedita e ci intitola Sottotitoli, ed è questa. Avevo simpatia già dall'ennesima medicina, sarà che ho riscontrato per chi non chiede in cuore, sarà che cerca quelle fitte segnalate di grigio e si trova di popolo più di altro. Come me, dall'inizio dalla fatica di lei, da me, qual suo raccolto di sono senza unità, un piano cappuccino e un'ultima, aspetta.